Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 18 novembre 2024. Ieri il presidente Joe Biden ha autorizzato l'Ucraina ad avvalersi di sistemi di fabbricazione statunitense ATACMS per condurre attacchi limitati all'interno del territorio russo, come ritorsione rispetto al dispiegamento di migliaia di soldati nordcoreani all'interno della Federazione Russa, ai sensi della partnership strategica siglata recentissimamente tra Mosca e Pyongyang. Sebbene il New York Times sostenga che l'allentamento riguardi soltanto gli ATACMS con 80 km di gittata, si tratta comunque di un mutamento di approccio molto significativo, varato da appena 2 mesi di distanza dall'insediamento dell'amministrazione Trump, che, stando ai proclami elettorali, punterebbe a porre fine alla guerra in tempi relativamente brevi. Il vicepresidente J.D. Vance ha parlato apertamente di congelamento del conflitto, ma l'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vassili Nebenzia, ha messo in chiaro fin da subito che non ci sarà alcun congelamento del conflitto, non si ripeterà lo scenario degli accordi di Minsk, nessun congelamento del fronte, in modo che il regime di Zelensky possa leccarsi le ferite, così come non ci sarà alcun ingresso dell'Ucraina nella NATO. Gli obiettivi dell'operazione speciale, comprese le smilitarizzazioni e la denazificazione dell'Ucraina, rimangono in vigore e non cambiano. Ma ciò che sta cambiando rapidamente è la dimensione del territorio che rimane sotto il controllo di Kiev. A pochissime ore di distanza dalla concessione del placet statunitense, Francia e Gran Bretagna si sono mossi nella stessa direzione, fornendo il via libera all'utilizzo di missili Scalp e Storm Shadow contro il territorio russo, sebbene il Pentagono abbia evidenziato che la Russia ha da tempo trasferito le proprie risorse a centinaia di chilometri di distanza dal confine ucraino, proprio per porle fuori dalla portata dei missili a lungo raggio occidentali. La Russia, dal canto suo, ha risposto intensificando gli attacchi missilistici sul territorio ucraino e sottolineando che le decisioni assunte da Washington, Parigi e Londra rischiano di portare alla terza guerra mondiale. Parliamo di tutto questo assieme a Marco Bertolini, che è un generale di corpo d'armata, presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia e saggista. È stato alla testa del comando operativo di vertice interforze e in precedenza del comando interforze per le operazioni delle forze speciali della Brigata Paracadutisti Folgore e del 9° Reggimento Incursori Col Moschin. Ha ricoperto numerosi incarichi in molti teatri operativi, tra i quali Libano, Somalia, Balcani e Afghanistan. È autore di numerosi volumi, tra cui Militarmente Scorretto, Sovranità, Libertà, Dignità, Riflessioni di un soldato italiano, scritto a quattro mani assieme ad Andrea Pannocchia e pubblicato da Eclettica nel 2020, e Guerra e Pace al tempo di Putin, Genesi del conflitto ucraino e nuovi equilibri internazionali, scritto a quattro mani assieme a Giuseppe Ghini e pubblicato da Cantagalli nel 2022. Grazie, generale, come sempre. Prego, prego a lei, grazie per l'invito. Bene, generale, io sono rimasto un po' colpito perché non, nasce un po' come un fulmine a ciel sereno questa decisione. C'era stato un dibattito tempo fa tra Biden, Zelensky e addirittura c'erano state delle fratture all'interno dell'amministrazione Biden con Austin, che è un guardacaso militare, che invitava alla cautela, mentre Blinken, Sullivan, insomma, invece premevano perché venisse concessa questa autorizzazione, che invece è stata concessa proprio ora. Lei quale significato attribuisce a questa decisione? Ma io credo che non sia stata una decisione così inaspettata, che questi 2 mesi di attesa prima dell'insediamento il 20 di gennaio di Trump siano dei mesi, diciamo pure frizzanti da questo punto di vista, era prevedibile. L'amministrazione democratica attuale, la presidenza Trump, ha investito troppo in questa guerra, ha investito anche la sua credibilità internazionale, ma ha investito anche dal punto di vista finanziario del supporto politico che ha dato a un regime abbastanza improbabile da un punto di vista democratico, della democraticità, diciamo, considerando appunto il regime in Ucraina, e di fronte alla possibilità di una interruzione del conflitto che si tradurrebbe nella percezione generale, ma anche in concreto direi, in una sostanziale sconfitta del blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti, è chiaro che ci sarebbero state delle resistenze. Guardi, voglio fare un parallelo con quello che è successo nel 2016. Nel 2016, come si ricorderà, i due candidati che si combattevano negli Stati Uniti erano Trump e Hillary Clinton, quindi appoggiata da Obama, del Partito Democratico. Vinse Trump abbastanza sorprendentemente, ma quando i sondaggi cominciarono a mettere in evidenza il fatto che probabilmente ci sarebbe stata una sconfitta della Clinton, Obama si produsse nella stessa mossa
direi inelegante, di cercare di mettere il prossimo vincitore di fronte al fatto compiuto. Schierò i missili a lungo raggio in Polonia e in Romania con la risibile scusa che servivano a difendersi della minaccia iraniana. Dispose che dal 2017, quindi l'anno nel quale sarebbe stato presidente Trump, ci fosse una rotazione di una brigata americana nei paesi baltici, quindi in un'area molto vicina alla Russia, molto vicina a San Pietroburgo, quindi a uno dei due spot navali nel Mar Baltico, ma anche molto vicina alla Russia. Una forma di pressione proprio per cercare, visto e considerato che già da due anni c'era la guerra in Ucraina, quella che era iniziata con il colpo di Stato dell'Euromaidan nel 2014, spingere la Russia a una reazione inconsulta. Ecco, e mettere soprattutto Trump, che si sapeva contrario a ulteriori coinvolgimenti muscolari all'estero, di fronte alla necessità di tirare dritto. Quindi anche da un punto di vista storico, se vogliamo, visti i precedenti, non c'è niente di nuovo e credo che ci dovremmo aspettare altri passi in avanti. Un'altra considerazione che possiamo fare è che non si tratta della decisione di un presidente volitivo, di un presidente pienamente insediato sul suo scranno che prende la lancia in mano e parte alla carica dell'odiato nemico. No, si tratta del provvedimento di un presidente abbastanza improbabile, se vogliamo, quasi squalificato, è stato ritirato, diciamo, sulla spinta emotiva popolare e politica negli Stati Uniti, perché è giudicato assolutamente inadeguato a essere il commander in chief negli Stati Uniti d'America. È stato sostituito dalla sua vice, che era stata a sua volta giudicata inadeguata addirittura come vicepresidente. Ecco, nonostante questo, ripeto, è questo presidente che ha preso una decisione di questa portata. E facendo un altro paragone, un altro parallelo, la stessa cosa succede con la Francia. Appunto, anche Macron, che è stato sbugiardato nelle recenti elezioni dal suo elettorato, si è adeguato subito a questa decisione statunitense. Sono le resistenze, direi, disperate, forse ultime, però quando c'è la disperazione il pericolo è ancora maggiore, di chi vede sfumare una prospettiva che riteneva evidentemente vantaggiosa per il proprio paese, per la propria parte, legittimamente, però che io credo invece, per quel che ci riguarda, sia da considerare decisamente pericolosa, ed è un pericolo al quale ci dobbiamo abituare, credo, fino almeno fino al 20 di gennaio, ma anche dopo ci sarà da aspettare, perché intendiamoci, non basta cambiare il presidente. È vero che il presidente eletto sta cambiando tutta la sua squadra, ma tutta l'amministrazione, quella che viene definita il deep state, intimamente, diciamo, intrecciata attorno a personaggi che sono stati scelti in questi anni, anzi direi in questi decenni, e quindi sarà difficile anche dopo, secondo me, tenere fede a promesse elettorali che rischiano di rimanere tali. Colpisce allo stesso tempo, la logica è indubbiamente quella e non fa una piega, perché ci sono dei precedenti come quello che lei ha citato, per esempio, però ci possiamo dire che si trovano in una condizione analoga, per esempio, il cancelliere Scholz, che adesso il suo governo è agli sgoccioli e i liberali sono usciti, Lindner è stato estromesso, si andrà a elezioni mi pare di qui a pochi mesi, però Scholz tiene duro sulla contrarietà alla concessione dei Taurus, per esempio. Mentre invece la Gran Bretagna, che ha un premier che è stato eletto da poco, ma in crisi di popolarità, Starmer, segue a ruota gli Stati Uniti, la stessa cosa fa Macron, che non si ritrova, guarda caso, in una situazione analoga. Insomma, qui c'è un rilancio generalizzato per ovviare i propri problemi interni, secondo lei? Sì, è sicuramente così. Ha detto bene, Starmer non gode sicuramente di un supporto
popolare notevole, è un laburista, deve dimostrare che col ritorno dei laburisti, gli ultimi laburisti erano stati con Tony Blair in Gran Bretagna, col ritorno dei laburisti la situazione non peggiora, anzi migliora da un punto di vista dell'impegno internazionale, e da questo punto di vista anche Tony Blair non ci fece mancare nulla. Evidentemente stanno cercando anche di ottenere un risultato politico interno. È chiaro che di fronte a una guerra l'opinione pubblica non può che compattarsi, alla guerra come alla guerra, questa è la realtà. È chiaro che tutte queste disquisizioni che noi stiamo facendo le facciamo perché grazie a Dio non siamo ancora in condizioni del genere, e quindi si punta a cercare di creare il fatto compiuto che possa cambiare le carte in tavola. Per Scholz il discorso è diverso, Scholz è ancora al potere, però appunto in crisi di popolarità, e cerca di cavalcare il sentimento popolare generale, che è appunto di maggiore prudenza rispetto ai governanti. Il rischio che venga sostituito da Pistorius, che invece da questo punto di vista con l'attuale ministra della difesa è abbastanza bellicista, ecco. Quindi questa guerra va guardata con un occhio sul campo, quello che succede sul campo, e un'altra con un occhio su quello che succede nei paesi, nei principali paesi impegnati a supporto dell'Ucraina. E certamente gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania e la Polonia diciamo hanno un peso non indifferente. Allo stesso tempo però mi sembra che ci sia una, diciamo, una certa disinvoltura nel valutare i rischi, perché obiettivamente i russi da tempo dicono che questo è veramente un problema notevole. Perché? Perché comporta l'utilizzo di un certo tipo di sistemi d'arma, diciamo anche la messa, l'impiego di personale statunitense, britannico, francese, e a questo punto la posizione dei rispettivi paesi cambia automaticamente. I russi dovranno a quel punto rispondere, hanno già annunciato che risponderanno simmetricamente, cioè qui nessuno fa questi calcoli. Mi sembra che ci sia un po' una sottovalutazione un po' sconcertante, non so lei come la vede. Sì, è il discorso delle linee rosse che vengono sistematicamente superate, nell'intesa che si tratta di un bluff, che tanto la Russia non procederà, non utilizzerà tutte le risorse delle quali dispone. È un calcolo secondo me ingenuo, o è un calcolo cinico, nel senso che potrebbe essere il cinismo che determina il fatto che si provochi una reazione che tanto si scaricherà sul territorio di altri, sul nostro territorio, sul territorio europeo, tanto per intenderci, oppure appunto è un calcolo sbagliato. Non c'è ombra di dubbio che la Russia giocherà tutto quello che ha per difendere i suoi obiettivi vitali, e che l'Ucraina non nella NATO rappresenti un obiettivo vitale per la Russia, non credo ci possano essere dubbi. Quindi è chiaro che giocherà tutto. Sta a significare che utilizzerà l'arma nucleare. Io credo che, certo, la possibilità c'è. Io credo però che la stessa prudenza che in un certo senso la Russia ha esercitato fino adesso, evitando un'escalation incontrollata, perché ci sono state già altre occasioni, l'invio dei carri, l'invio degli F-16, l'invio delle artiglierie più performanti e così via, che avrebbero potuto dare il via a una escalation molto peggiore di quella che abbiamo visto fino ad adesso. Ecco, quella speranza è che riesca a tenere duro questi due mesi prima che succeda l'irreparabile. Una speranza, ma diciamo
è sicuramente importante. Per quel che riguarda l'impiego di questi missili, proprio recentemente Biden ha precisato, tipo vorrei ma non posso, che potranno essere utilizzati soltanto all'interno dell'oblast della provincia di Kursk. Oddio, allora se così fosse sarebbe proprio stato partorito un topolino, visto e considerato che nella provincia di Kursk già ci sono delle forze ucraine, però non dobbiamo neanche dimenticare che nella provincia di Kursk c'è una centrale nucleare che se venisse colpita provocherebbe un incidente di portata tale probabilmente da far rompere gli indugi a tanti, sia la centrale di Kursk che la centrale di Zaporizhzhia. Da questo punto di vista rappresentano quasi due bombe, se non bombe atomiche, bombe radiologiche, diciamo, predisposte sul territorio, i cui effetti potrebbero innescare ulteriori scalate, diciamo, di intervento anche da un punto di vista della partecipazione. La scusa invece che questo intervento sia finalizzato ad avere ragione del temibile intervento di qualche migliaio di soldati nordcoreani è una cosa abbastanza risibile. Quello dei nordcoreani è stato sbandierato fino ad adesso come il motivo principale, la preoccupazione principale di tutto l'Occidente e il motivo di questa decisione, quando in realtà sappiamo benissimo che comunque sia i nordcoreani sono pochi, qualche migliaio, 7-10 mila, sicuramente non possono incidere in quanto tali in questi numeri nei confronti delle operazioni in Russia o in Ucraina o in Russia nella provincia di Kursk, quindi è un apporto abbastanza poco significativo e preso come pretesto però per innalzare ancora la posta, ecco. Sì, anche perché non si capisce per quale ragione l'Occidente consegna armi, munizioni, mercenari, io voglio chiamare così un termine che a me non piace affatto, però comunque ci sono soldati di tantissime nazionalità sì, in Ucraina che combattono. Non vedo perché la Russia non possa fare un po' la stessa cosa, una cosa che un po' mi lascia un po' perplesso, insomma, secondo quale logica fatta pressioni sulla Corea del Nord perché ritiri i suoi soldati dalla Russia, che probabilmente invece trarranno grossi insegnamenti. Io penso che più che altro sia quello, cioè questo è un conflitto di intensità come non se ne vedevano dalla guerra di Corea, e penso che proprio per questo, per un militare vederlo da vicino è un tesoro di informazioni, di esperienze. Quindi sì, non concordo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Che ci siano stranieri che combattono con gli ucraini è chiaro. Sicuramente ci sono polacchi, sicuramente ci sono anche occidentali, non semplicemente, diciamo, individui sparsi, volontari sparsi nelle varie unità, ma unità abbastanza organiche di stranieri, e questo lo si sospettava fin dai tempi della conquista di Mariupol, se ricorderà. Già a Mariupol si diceva che ci fosse stato coinvolgimento di stranieri portati via in qualche maniera all'ultimo momento. Il fatto appunto che venga sbandierata questa possibile presenza di pochi nordcoreani come ragione di una escalation ormai ineluttabile, invece è abbastanza risibile come scusa. È un pretesto, così come se ne ricercano frequentemente per dare una base di legittimità al proprio intervento, soprattutto se, come in questo caso, va un po' contro il sentimento generale, perché è chiaro che
c'è un clima di preoccupazione in Europa che non si limita, diciamo, alle prese di posizioni di Orban o di Fizzo, ma è, diciamo, un po' in tutti i paesi c'è una preoccupazione palpabile su come le operazioni stanno andando avanti e su come la situazione potrebbe evolvere ulteriormente. Ecco, quindi sì, è un pretesto, ritengo, abbastanza poco significativo, ma capace di innescare una escalation che potrebbe essere difficilmente controllabile anche da Trump, ammesso non concesso che Trump effettivamente abbia l'intenzione o la possibilità di mettere una zeppa che fermi questa guerra. Ecco, lei ha toccato un tema secondo me cruciale, perché secondo me c'è grossi fraintendimenti a questo proposito. Cioè, Trump ha manifestato chiaramente l'intenzione comunque di, virgolette, disimpegnare gli Stati Uniti perché hanno altre gatte da pelare, insomma, come sappiamo, no? Per esempio il Financial Times e il Wall Street Journal parlavano che insomma, la capacità industriale, la base industriale statunitense non era in grado di sostenere simultaneamente i ritmi di consumo dei conflitti ucraino e israeliano, soprattutto per quanto concerne i vettori e i missili antiaerei, insomma. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive. Però questo non credo che implichi che Trump voglia spiantare baracche, burattini e tornarsene indietro. J.D. Vance ha parlato di congelamento del conflitto sulle attuali linee, però noi vediamo che i russi continuano ad avanzare e io non credo che la Russia potrà venir meno, potrà interrompere le proprie operazioni prima di veder soddisfatti quelli che Putin davanti al popolo russo ha identificato come obiettivi dell'operazione. Ecco come la vede. Sì, guardi, io sì, la penso sostanzialmente come lei. Che Trump voglia disfarsi almeno del conflitto in Ucraina credo sia in dubbio, se non altro per una questione di carattere economico, è una spesa che gli Stati Uniti di Trump non vorrebbero più continuare a sostenere, che però abbia la possibilità dall'oggi al domani, come ha sbandierato, di fermare una guerra che va avanti ormai da quasi 3 anni e che ha fatto centinaia di migliaia di vittime e grandi distruzioni, ce ne corre. Almeno credo che questo sia il giudizio che possiamo fare sulla base delle anticipazioni che sono state date sul cosiddetto piano di pace di Trump, che prevederebbe il fatto di congelare appunto le operazioni lungo la linea di contatto attuale o di quando si raggiungerà l'accordo e di rimandare a tempi migliori di una ventina d'anni l'entrata dell'Ucraina nella NATO, assicurandole però altre forme di garanzia della propria sicurezza e così via, magari schierando dei militari europei della NATO, quindi in Ucraina come forze di interposizione. E io credo che questo sia irrealistico, non accettabile da parte della Russia. L'ha detto chiaro e tondo, Putin non vuole un cessate il fuoco, lui vuole una nuova architettura di sicurezza che tenga conto delle esigenze della Russia, quindi tenga conto di quelle che sono anche le preoccupazioni della Russia, questo famoso senso di accerchiamento che deve finire. E poi c'è il precedente, direi, velenoso di Minsk, che depone male nei confronti di accordi di questo genere. Angela Merkel ha detto chiaro e tondo che Minsk è stato un escamotage per dare alla Ucraina il tempo di prepararsi alla guerra, a questa guerra, quindi dare altro tempo all'Ucraina per prepararsi a una futura guerra fra 5, 10 o 15 anni non sarebbe una prospettiva accettabile. E questo in realtà è anche un problema, direi, politico per gli Stati Uniti, perché di fronte a una propria proposta che venisse rigettata c'è il rischio che anche Trump debba cercare di salvare
la faccia. Però sicuramente nell'immediato io credo che Trump farà qualcosa per tener fede alle sue affermazioni, almeno in Ucraina. Non so se sarà in grado di fare la stessa cosa o se vorrà fare la stessa cosa per quel che riguarda il Medio Oriente. Diciamo che guardando le nomine dei suoi più stretti collaboratori si potrebbe dubitare in merito, visto considerato che ha nominato dei sostenitori di Israele senza sé e senza ma. Ma credo che anche questa guerra in Medio Oriente lo infastidisca e lo preoccupi, anche se per quel che riguarda appunto il Medio Oriente il tutto è anche un po' aggravato dalla percezione, dall'atteggiamento nei confronti dell'Iran da parte di Trump. Trump ha un po' interiorizzato, credo come larga parte dell'opinione pubblica americana, il fallimento americano in Iran, quando venne sostituito lo Shah di Persia, che aveva predicato la terzietà dell'Iran fra i due blocchi, venne sostituito con Khomeini, sperando di trovare in Khomeini un alleato. Invece Khomeini confermò la stessa linea di Trump. Poi ne seguì il famoso sequestro dei diplomatici americani, il tentativo fallito di liberarli da parte delle forze speciali americane. In quel periodo nacque il Delta Force, proprio come reazione a questo fallimento. Ecco, questa serie di fallimenti in Iran hanno creato nell'opinione pubblica americana un sentimento di fastidio, direi, nei confronti dell'Iran, che è forse stato interiorizzato anche da Trump. Speriamo che non gli tolga la freddezza di giudicare razionalmente la situazione, di capire che un intervento in Iran, un'estensione della guerra all'Iran, provocherebbe una saldatura fra la guerra in Europa e la guerra in Medio Oriente che non sarebbe più controllabile. Infatti, perché noi non so, abbiamo visto, c'è stato questo attacco israeliano contro rappresaglia contro l'Iran, e sono emerse insomma voci di corridoio, cose interessanti. Cioè, per esempio, gli idioti Aronot, che è un giornale israeliano, ha parlato del fatto che la Russia abbia fornito non soltanto intelligence, ma strumentazioni, apparecchiature di disturbatori, jamming, che sono rivelati molto utili, addirittura sistemi antiaerei che non erano noti ad Israele, che Israele, guarda caso, non ha penetrato lo spazio aereo iraniano. Quindi sì. Insomma, vediamo gli stessi attori su lati opposti della barricata, su diversi, esatto, conflitti, una situazione pericolosissima che ricorda quella della prima guerra mondiale. Esatto, è proprio così. Sì, sicuramente, molto probabilmente c'è stato un supporto russo. I russi hanno elaborato delle capacità di effettuare il jamming anche sui GPS, questo qua quindi inabilita i sistemi di guida delle armi e dei velivoli stessi, che, come diceva lei, appunto hanno prodotto il loro intervento, però rimanendo fuori dallo spazio aereo iraniano, almeno questo è quello che si sa. Sicuramente non hanno ottenuto dei risultati particolarmente significativi, e quindi insomma l'Iran si conferma un osso duro, sia per quello che ha di suo, sia per questo supporto che può attendersi appunto dalla Russia, perché la Russia, mentre con una mano sta combattendo ad ovest in Ucraina, sta però con l'altra cercando di operare nel sud, quindi in Iran,
e nel Caucaso, nel Caucaso dove c'è una bella rivoluzione colorata in gestazione in Georgia, sta cercando di evitare ulteriori problemi ai suoi confini con i quali prima o poi dovrebbe confrontarsi, e che alcuni di questi problemi possano arrivare da quel bubbone che è il Medio Oriente, dove la Russia è già presente in Siria, ricordiamo, è sicuramente un rischio che viene tenuto in considerazione. Perfetto, siamo in chiusura, vi ricordo che questo canale è demonetizzato, si raggiunge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione il codice filmato, tutti i dati per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivervi al mio sito www.ilcontesto.net e ai miei canali Rumble, Telegram e Odissea. Generale, la ringrazio come sempre. Prego, grazie a lei. Alla prossima, buona giornata.